Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo dedicato a tutti coloro che sono nati il 28 agosto 1972 e con grande piacere faccio gli auguri perché domani sarà il loro compleanno nel momento in cui io sto registrando il video. Allora, iniziamo subito con il dire che questi sono dei video che io introduco, diciamo giornalmente, spero giornalmente, adesso che magari poi le giornate si andranno un attimino ad accorciare, saremo più propensi a stare in casa. Per adesso faremo le live lunedì, mercoledì e venerdì, ne farò una dopo questo video, però siamo nell'ambito pomeridiano. Cos'altro dire? Vi volevo anche dire che sono sempre a vostra disposizione per i consulti privati, quelli sono sempre attivi. E ci vediamo quasi ogni sera in questo periodo, un giorno sì e un giorno no, poi riprenderemo tutte le sere con le live dove mi potete fare una o più domande, sempre e solo con donazione libera, quanto volete e quanto potete. In base a quanto sarà la donazione, avrete la possibilità di fare più domande o di avere una domanda più completa. Tutto è proporzionato in base alla vostra donazione. Cos'altro? Niente, iniziamo subito. Allora, iniziamo subito col dire che il vostro numero fortunato è il 109. Questo che cosa significa? Che voi lo potreste giocare anche all'otto questo numero, lo potete scomporre in 1 e 9, oppure in 10 e 9, oppure, non so, potreste fare anche il vertibile e fare 1 e 90. Ecco, se lo potete scomporre oppure lo potete anche addizionare e viene fuori il numero 10 e di conseguenza il numero 1. I numeri hanno una grandissima possibilità di variazione. Iniziamo subito con il vedere qual è l'arcano maggiore che viene fuori. Io non ho preso tutti i mazzi che mi servono, però adesso li vado a prendere. Allora, vediamo qual è l'arcano che viene fuori, perché essendo che il numero fortunato è il 109, allora noi possiamo estrapolare sia il 10 ma anche l'1 e andremo a vedere quali sono gli arcani che corrispondono a questi numeri. Allora, vediamo un po'. Allora, andiamo a prendere il numero 1 e poi il numero 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ecco qua. Allora, i due arcani che vengono fuori sono il matto e il papa. Allora, innanzitutto andiamo a vedere, e volevo anche far notare che l'arcano numero 10 è la ruota. Eccola qua. Li andiamo a prendere un po' tutti e tre, perché tanto andremo a vedere solo la. Quello che simboleggiano. Allora, innanzitutto andiamo con il matto. Vediamo cosa ci dice il matto nella simbologia della carta. E allora, abbiamo il simbolo su cui riflettere è la piuma. Indica come la mente può vivere meglio se libera dal peso e dal fardello delle responsabilità. Poi abbiamo un altro simbolo, sempre legato al matto, che è il fiore, quello che lui tiene in mano, e indica la capacità di vedere e apprezzare le cose belle che accadono in noi e intorno a noi. E poi abbiamo un altro simbolo che è appunto il sole. Anche se le cose sono difficili, anche se il cielo è nuvoloso, c'è sempre il sole che brilla sopra di noi. Poi cosa abbiamo? Abbiamo la carta del Papa. Vediamo cosa ci dice il nostro Papa. Il Papa ci dice che il simbolo su cui riflettere sono le chiavi, sono il simbolo del potere che il conformismo e la tradizione hanno su questa terra, in cui convivono spirituale e terreno. Saper fare da intermediario con saggezza e fiducia può aprire molte porte. Poi cosa abbiamo? Abbiamo le due colonne. Nel dover conciliare gli opposti bisogna sempre agire con fermezza e saggezza, senza lasciarsi imbrigliare in una delle due fazioni. Occorre la maturità conciliatrice di chi può permettersi di prendere le distanze e osservare l'arena dell'esistenza con sorridente saggezza. E poi abbiamo lo scettro.
Grazie alla capacità di discernimento si può trovare quell'equilibrio risoluto per poter tenere in mano lo scettro della propria esistenza. E adesso andiamo a vedere cosa ci dice la nostra ruota, che appunto corrisponde all'arcano numero 10. Il simbolo sono l'aquila, l'angelo, il toro e il leone, rappresentano a livello astrologico le quattro stagioni. Come la natura è soggetta ai mutamenti ciclici, così l'esistenza umana attraversa varie fasi, giovinezza, maturità e vecchiaia. Un altro simbolo è appunto la ruota, rappresenta lo scorrere ciclico del tempo, che talora fluisce inarrestabile, talora subisce delle soste necessarie. E poi abbiamo un altro simbolo che sono Set e Anubi, che sono appunto ai lati della ruota, appaiono due esseri, un serpente col muso rivolto verso il basso e un personaggio cinocefalo che guarda verso l'alto. Rappresentano le direzioni che il corso della vita può prendere, a volte in discesa e a volte in salita. Questi sono i tre arcani maggiori che vengono fuori dal conteggio della nostra data di nascita. Adesso andiamo a vedere che cosa ci va a dire quest'altro libro. Allora, abbiamo il matto, il papa e la ruota. Allora, prima di tutto abbiamo il papa, che è a pagina 12. Vediamo che cosa ci vuol dire. Allora, il papa rappresenta serenità, saggezza, insegnamento, guida, rivelazione, aiuto, carriera, protezione, persona influente. È una carta molto positiva, perciò se avete fatto una domanda, è sì. Per quanto riguarda il lavoro, può rappresentare un aiuto, una carriera promettente, un intervento di una persona influente. Per quanto riguarda l'amore, può rappresentare la serenità, una persona saggia che vi è accanto, oppure il matrimonio. E il consiglio è: una persona saggia e influente vi guiderà e proteggerà, andrà tutto bene, una guida divina. Andiamo a vedere adesso cosa abbiamo prima, se abbiamo il matto. No, questo è il matto. Vediamo la ruota, abbiamo 25, 25 e 70. Allora, 25 e 70, mettiamo un segno. Allora, nel 70 perché viene dopo. Potete prendere anche questi numeri se volete, eh? Se siete amanti del gioco. Allora, 25. Eccoci qua. Il 25 rappresenta appunto la ruota della fortuna, che ci parla di occasioni, di evoluzione, di destino, di ricchezza, di cambiamento che avverrà presto, di realizzazione. Carta positiva, la vostra risposta è un altro sì. Nel lavoro ci parla di occasioni, cambiamento positivo, realizzazione. In amore ci parla di nuova occasione, nuove conoscenze. Amore in arrivo è destinato a voi o legame stabile, serenità. Il consiglio sono nuove occasioni, cambiamenti positivi per voi. La ruota gira per a vostro favore. Abbiate fiducia e realizzazione. E adesso andiamo a vedere infine il nostro matto. Rappresenta l'irrazionalità, il movimento, la sfida, la prova. Qualcuno, qualcosa che arriva. E anche un pochettino di insicurezza. La carta è un po' ambigua perché rappresenta un forse, perciò abbiamo due sì e un forse, perciò forse sì, forse sì, forse sì, e allora la risposta è sì. Nel lavoro parliamo di sfide, di prove da superare e di insicurezza, però viene sicuramente questa insicurezza viene eliminata dalle due carte positive successive. In amore si parla di irrazionalità e cambiamento, instabilità e relazioni clandestine. Il consiglio: vi sentite insicuri, delle sfide o prove vi attendono, cercate di riflettere bene e prendere le giuste decisioni. Questa lettera non la capisco. Mi parla di chiarezza nel vostro cuore. Ah, fate chiarezza nel vostro cuore, uscite dalla comfort zone, perciò dovete un attimo anche azzardare. Allora, parliamo un attimo della numerologia per quanto riguarda questa data di nascita. Parliamo appunto del numero. Allora, vediamo se in questa
ricerca che ho fatto c'è il numero 10, perché se no andiamo a parlare del numero 1. Allora, vediamo se c'è il 10. No, abbiamo 9, 11. Vediamo un po', perché certi libri ce l'hanno, certi appunti non ce l'hanno. Va bene, questo no, questo no. Vediamo se parliamo di qualche altro tipo di numero. Vediamo un po'. Dovrei sistemarlo, ma non ho la spillatrice con le punte grandi. Benissimo, non c'è. Allora parleremo del numero 1. Eccolo qua. Allora, per quanto riguarda il numero 1, poi andremo a vedere anche altre curiosità. Allora, il numero 1 rappresenta appunto l'inizio, il principio dell'iniziazione e l'impulso a vivere e sperimentare la vita. E per eccellenza il numero dal quale germoglia un'idea, nasce una persona o scaturisce l'esperienza diretta. Il numero 1 è individualista e alle prese con l'autoaffermazione e l'indipendenza. Il motto del numero 1 è: io sono io, voglio e desidero io essere me stesso. È un'energia maschile, concentrata, razionale. Durante un ciclo di vita dell'uno, le persone imparano ad esprimere le proprie abilità, agiscono in profondo collegamento con la propria necessità di sperimentare, sbagliare e ricominciare da capo, vincendo le proprie limitazioni e confrontandosi con la vita. Il numero uno simboleggia la forza e l'iniziativa personale. Una forte volontà e capacità di iniziativa conducono l'individuo attraverso gli ostacoli che la vita gli presenta. La mancanza di volontà e di iniziativa producono fallimenti ripetitivi e portano all'accettazione di questi come realtà della vita. L'uno insegna la lezione del corretto uso di volontà e potere. Una persona caratterizzata dall'uno si identifica molto con se stessa. Quando è immatura, tende a muoversi senza riguardo verso gli altri e l'ambiente, mentre quando è evoluta diventa un pioniere che indica la via ai contemporanei vincendo le proprie battaglie. Una guida pratica alla numerologia per una. Una guida alla numerologia per una. Il numero uno caratterizza tutti i leader, quelle persone che iniziano attività e azioni e producono cambiamenti evolutivi per l'umanità e il pianeta. Gli attributi di questo numero sono indipendente, individualista, originale, dominatore, innovatore, impaziente, leale, determinato e attivo. Le doti sono autosufficienza, inventiva e maestria. Le sfide sono ostinazione, egoismo, schiettezza, ambizione e dominazione, volontà e impulsività. Lo scopo personale di questo numero è realizzare l'individualità, farsi un nome. Le paure sono essere trascurato, non utilizzare i propri talenti. Ha successo come scrittore, direttore, inventore, presidente, figura pubblica, dirigente d'azienda e progettista. Questo riguarda una ricerca personale, uno studio personale che ho fatto io su svariati numeri. Adesso andiamo a vedere con questo libro che cosa ci dice del numero 1. Eccolo qua. Il senso della vita di queste persone, le persone che vivono la vibrazione del numero 1, hanno come missione quella di portare nella nostra vita la loro energia creativa. Devono però superare la tendenza a essere ipercritici verso se stessi e l'insicurezza circa le proprie capacità, che spesso li porta a bloccare questa energia e a usarla in modo negativo. Dovrebbero capire che va bene integrarsi, ma che devono comunque avere sempre presente la propria unicità, seguendo prima di tutto le proprie idee e il proprio cuore. I punti di forza nel numero 1 sono forza creativa, carisma, autorevolezza, indipendenza, desiderio di successo economico, risoluzione, novità, passione, capacità di studio e essenzialmente di concetti, senso di responsabilità, spirito di innovazione e tendenza al rinnovamento. I punti su cui riflettere sono solitudine, dipendenza, paura del fallimento, pregiudizi, iperattività, arroganza, tendenza all'autocommiserazione, ostinazione, sensazione di inferiorità, vittimismo e sfiducia.
I talenti, queste persone hanno assolutamente bisogno di lavorare in ambienti dove possono usare la loro creatività e dove si possono esprimere liberamente, ballare, scrivere, disegnare, cantare, sport artistici, dove possono esprimere la propria creatività, consulenza, design, rieducazione e guarigione. Per quanto riguarda le prime, cioè ballare, scrivere, disegnare, cantare, sport artistici, anche se non fa parte della vostra vita lavorativa, ma potete sempre e comunque coltivarla come hobby, ecco, anche come distrazione, come punto per scaricare le varie tensioni. Adesso andiamo a vedere con gli oracoli, vediamo che cosa ci dicono le mie carte per quanto riguarda i nati il 28 agosto del 72. Vediamo un po' che cosa li aspetta a queste persone, senza magari togliere tutto. Allora, vediamo che cosa ci dicono. 28 agosto 72. Allora, queste due sono venute fuori. Parliamo di allontanamento e di scappare. Sicuramente queste persone in questo periodo stanno cercando di allontanarsi da qualcosa che magari li disturba perché vogliono manifestare quello che è il proprio essere. E allora, secondo me, qui ci sono molti di voi che in questo momento vogliono allontanarsi da quello che stanno facendo, da un qualcosa che non li soddisfa più, appunto per manifestare quella che è una sorta di, come dire, di predisposizione che sentono dentro e appunto sono in questo momento un po' indifferenti a tutto quello che stanno facendo di ordinario più che altro, ok? Vediamo, infatti ci sono stati degli ostacoli a questa manifestazione del loro essere, in questo momento hanno bisogno e vogliono sicuramente cambiare. Hanno preso proprio una sorta di fiducia in loro stessi per riuscire a manifestare quello che è il proprio io. Vediamo da che cosa si vogliono allontanare, da che cosa vogliono scappare queste persone. Vediamo. Vedete, vogliono scappare da una tristezza e da una finta calma che li porta a essere tristi perché non riescono a fare quello che in questo momento desiderano veramente. Vedi, vogliono un'altra opportunità di cambiamento. Vediamo ancora. Mi parla di gelosie, di possibilità e di destino. Pensano proprio che sono un po' gelosi rispetto a tutte quelle persone che riescono a realizzare le loro passioni e di conseguenza vogliono un'altra possibilità e un'altra opportunità che la stanno chiedendo appunto alla vita, scappando da quello che non li soddisfa, non li soddisfa più. Va bene? Questo è tutto quello che riguarda appunto le persone che raggruppano sia nella figura numero 1, ma anche tutte quelle che sono nate il 28 agosto del 1972. Io spero che questo video, che questa tipologia di video vi possa continuare a piacere. Ho notato un leggero riscontro. Fatemi sapere tramite il numero WhatsApp se volete una data di nascita in particolare. Perché queste sono tutte le date che già mi avevano scritto in precedenza. E cos'altro? Vi ricordo che sono sempre a vostra disposizione privatamente e ci vediamo molto presto anche in live. Io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.